Oggi voglio ringraziarti, amico mio. Grazie, perché se io sono quello che sono, lo devo anche al meraviglioso amico che sei stato. Ciao Paolo, sappi che io non ti lascio andare, sarai sempre dentro di me. Ti prometto di star vicino a Federica e ai tuoi figli, ma tu stammi vicino, rimani vicino a tutti noi. Ciao Paolo. Perché la sua grandezza è stata proprio quella di essere un fuoriclasse, ma mai un personaggio. La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte. È come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. E non cambiare il tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che si faceva ridere. Di quelle cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. E asciuga le tue lacrime, non piangere se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Ciao Paolo. Io penso che Paolo sia molto orgoglioso di tutto questo, è stato tutto perfetto. Buon pomeriggio e benvenuti a Dribbling, il giorno dell'ultimo saluto all'eroe dell'Italia campione del mondo. Questa mattina nel Duomo di Vicenza si sono svolti i funerali di Paolo Rossi, campione gentiluomo che è stato tutti noi, ed è per questo che da giovedì il dolore è diventato uno struggente lutto collettivo che ha unito tutti noi italiani. Nella copertina di Stelvio Saltamerenda abbiamo visto l'immagine dei ragazzi dell'82 portare sulle spalle il fere. Retro di Pablo.